Trovati con una nuova puntata di 30 minuti. Oggi continuiamo il nostro viaggio all'interno di luoghi in cui si sviluppano forme eh, di socialità, di aggregazione sociale, di solidarietà. E andiamo a visitare l'Ausparro, uno spazio autogestito frutto di un'azione spontanea di un gruppo di giovani del territorio. Ma andiamo a vedere in maniera più approfondita e nello specifico di cosa si tratta. Right.

che svolgevano delle attività controculturali, di controinformazione, seminariali all'università, di aprirsi un po' all'area all urbana di Rende, che è un bacino di studenti e precari che insomma transitano tra qui la zona industriale e l'Università della Calabria. Abbiamo fatto una campagna ad aprile 2013 chiamata Prendiamo Spazio con dei laboratori di giocoleria per grandi e bambini in piazza a piazza dell'Unità d'Italia qui a Commenda e da lì si sono avvicinate una serie di persone abbiamo scoperto eh, la presenza di questo spazio abbandonato dal 2009 eh, che era la succursale del liceo scientifico Pitagora. C'era l'erba alta metri, dentro era tutto sfasciato, c'erano presenti delle attrezzature, ma era, era tutto all'incuria, all'abbandono. Quindi lo abbiamo aperto il 26 maggio del 2013, eravamo una decina di persone. Inizialmente abbiamo fatto un documento di apertura al quartiere e delle assemblee preliminari diciamo, per fare capire che la nostra intenzione era di recuperare questo spazio. E per, vita, per dare vita all'interno una serie di progetti sulla, sulla sponda di quello che facevamo all'università. Siamo partiti con Cineforum, presentazioni di libri, abbiamo fatto un laboratorio di saponi vegetali e poi abbiamo piano piano cominciato ad allestire le sale. Adesso è presente la box popolare, la sala yoga, la biblioteca uh, a uso e consumo di tutta la collettività, l'orto che ha anche dato vita l'altro venerdì a un mercatino eh, in collaborazione con un altro orto di Castro Libero e insomma stiamo cercando di dare un'alternativa culturale ma anche di, di pratica, di, di modo di fare le cose diversa da quella dei, de, de, dei locali, dei negozi. Insomma, diciamo che lo sparo non è frutto eh, dell'azione di giovani che in quel giorno non avevano niente di meglio da fare che occupare insomma, uno spazio pubblico in stato di abbandono, ma c'è un'idea di fondo rispetto ad un'azione del genere? Sì, allora lo, spa, eh, lo spazio si chiama Sparro, che vuol dire spazio precario autogestito, SPA è l'acronimo, e dentro abbiamo deciso di inserire... Attraverso quest'opera di ripresa e riqualificazione, tutta quella serie di iniziative mh, di, di, di crescita culturale, critica, anche di analisi del, del percorso universitario di come si sviluppa a seguito della, mh, del termine degli studi. Molte, molte persone rimangono qui mh, in un call center o in cerca di un lavoro precario qui o lì. e mh, Intanto il tempo dove eh, elaborare la propria socialità è ridotto ai minimi termini e comunque eh, prevede un, un budget minimo necessario che molti giovani oggi non hanno più e, e poi cerca di dare sfogo a questo bisogno di aggregazione, di confronto, di dibattito su una serie di tematiche tipo il lavoro, tipo la, mh, la questione dei migranti che è tornata sulla ribalta e quindi stiamo cercando da un lato di dare un'offerta un eh, che riesca a dare dei servizi senza necessariamente eh, dover rientrare in un circuito economico di élite a cui potrebbero avere accesso solo pochi e dall'altra anche di continuare tutta quella serie di discorsi ehm, che avevamo preso dall'università, di non so, denuncia di eh, svariati temi di cui le istituzioni e in generale i media non parlano, e come ad esempio la battaglia Notav che abbiamo cercato di tenere sempre sulla sulla cresta dell'onda per quello che ci riguarda. Noi, ad esempio, come TV lo abbiamo anche documentato. C'è stata questa e forse ancora in corso questa il, con la dirigente scolastica del liceo Pitagora insomma, che ha dichiarato che avrebbe fatto di tutto insomma, per far sgomberare eh, i locali. Di fronte a mh, episodi come questi, insomma, vi siete mai chiesti se avete mai avuto dubbi sulla legittimità della vostra azione? E rispetto a chi si sia fatto un'idea. Un in questo senso a cosa rispondete? Dunque, la preside ha detto di aver utilizzato dei fondi PON ricevuti da, dalla Regione eh, per la creazione di un laboratorio multimediale qua dentro, notizia falsa, ehm, che abbiamo smentito noi facendo girare la notizia su Facebook e in generale in rete, ehm, di aver utilizzato i locali fino a maggio 2013. 13, che è stata la data in cui noi siamo entrati eh, in questo spazio. Non abbiamo mai dubitato della legittimità perché il nostro non era un, un modo di agire teso a dare fastidio o a, a, a distruggere il, il patrimonio della, del comune, ma anzi a rivalorizzarlo e a riuscire a dare espressione ai nostri sfoghi e ai nostri bisogni. E, mm, il quartiere è quasi completamente, no, non tutto alla nostra parte, però la maggior parte è di quelli che ci hanno conosciuto capiscono l'utilità di uno spazio gestito in maniera orizzontale e collettiva quando l'alternativa offerta dalla provincia, dalla scuola e dal comune è di lasciarla all'abbandono, all alla possibilità di incendio perché quando siamo arrivati l'erba era alta metri e tutta secca bastava niente che, eh, per creare insomma, un disagio molto più forte di quello che invece abbiamo dato noi abbiamo sistemato il tetto, lo abbiamo ridipinto abbiamo bonificato per, per quelle che erano le nostre possibilità All'aria esterna e, ed era aperto quando siamo entrati, cioè superata la ringhiera, chiunque poteva avere accesso ed in realtà era mm, luogo di eh, ritrovi giovanili, serali, molto informali prima che non lo prendessimo. Dopo abbiamo, abbiamo anche conosciuto questi ragazzi, sono venuti a fare delle scritte fuori, sono venuti a giocare a biliardino, a suonare la chitarra e, e abbiamo cercato appunto di innestare un discorso costruttivo e, e, e fruttifero e non di eh, togliere qualcosa al quartiere. Quando sono entrata, insomma, ho dato un po' un'occhiata all'interno. Ho visto che c'è una stanza piena zeppa di libri. Insomma, è uno spazio in cui la cultura pullula. Eh, ci sono eh, tante espressioni di cultura qua dentro: la musica, i libri, seminari, incontri. Insomma, è produttivo come spazio. Lo definiresti così? Lo definiresti così. Sì, è produttivo una... nell'ottica in cui cerca di sganciarsi dal termine classico di produzione, cioè di, di, non so, di sfruttamento, di semplice arricchimento. È un posto dove cerchiamo di dare valore alla, alla cultura ma anche alla condivisione, alla socializzazione della cultura. L'InfoShop è sorto grazie vabbè, ad una serie di libri che abbiamo trovato qui, a delle donazioni gratuite da parte di gente che sosteneva la causa, un, un contributo, un simbolo e, e da acquisti che abbiamo fatto attraverso opere di di autofinanziamento, quali ad esempio cene o non so, serate gem session piuttosto che serate in vinile come quella che faremo il 25 aprile dopo il pranzo. Diciamo che eh, questo lo specifichiamo: voi vi sostenete in, auto, in piena autonomia, non c'è nessuno che vi dà, ad esempio, fondi pubblici. Non ci sono finanziamenti, noi non prendiamo ovviamente niente, tutto quello che eh, ricaviamo lo riversiamo nel posto per fare lavori strutturali, per organizzare gli incontri, i seminari, anche per spostarci. Quando, ad esempio, c'è stato il conflitto israelo-palestinese quest'estate, abbiamo fatto un paio di uscite pubbliche con striscioni, bandiere, quindi. Tutto ciò che appunto ci viene, tutto l'autofinanziamento che, che facciamo, lo reinvestiamo con attività utili a noi e al resto della collettività. In quanti siete a prodigarvi insomma, per questa struttura impianta stabile? Una quindicina più o meno, ci sono i ragazzi che si occupano della sala prove, e chi si occupa della, un paio di ragazzi si occupano della palestra, poi c'è chi si occupa dell'orto, della sala yoga, si starebbe cercando di far partire anche uno skate park e, e poi c'è chi si occupa invece di gestione più generale, luce, acqua, bar, pulizie e quant'altro. Tra di voi... Ehm... Cioè, avete tutti una vita normale, insomma, c'è cioè chi studia, chi lavora, come riuscite a conciliare tutte queste cose? Dunque, chi studia quando, appena finisce il momento di studio viene e, e contribuisce dalla sua mano, chi invece lavora si ritaglia il tempo che trova appena può, viene o, o anche eh, può, può lasciare anche contributi appunto come i libri abbiamo magari compagni e persone che ci sostengono da fuori che non possono essere qui fisicamente però come possono danno, danno una mano nel buio nero accende un cero un pensiero Spiegate le ragioni, le motivazioni, le spinte ideologiche alla base della nascita dello sparrow, iniziamo il nostro giro tra le attività che all'interno dello spazio autogestito prendono corpo. Partiamo con la piccola biblioteca, area dedicata anche alla presentazione di volumi e alla esposizione di libri della casa editrice Coessenza. Dalla zona dedicata ai libri, simbolo della cultura in senso stretto, ci inoltriamo poi nel metro quadrato dedicato alla musica, una sala prove aperta a tutti. Tutto materiale riciclato, l'abbiamo preso tutto tramite le pasticcerie. Abbiamo fatto i giri alle pasticcerie e ogni volta ci conservavano dalle 100 alle 50 uova e piano piano, piano piano siamo riusciti a riempire tutta la sala. Tu sei un musicista, insomma, eh, a proposito di questo spazio, eh, come descriveresti questa possibilità che attraverso lo Sparro si ha di poter avere comunque una sala di registrazione che in altri posti si paga anche abbastanza caro? Sì, allora, il, questo posto partiamo dal fatto che è una realtà che è fuori da i canali, è una realtà fuori da ogni canale, quindi si è liberi di esprimerci in tutti i... I modi, la musica poi è una libertà, è un modo di esprimersi uno dei migliori perché aggrega le persone di ogni genere, di ogni nazionalità, dal, dal vestiario, da tutto, non c'è bisogno di essere per forza in un modo. È anche aggregazione, è un modo di aggregare le persone. Al momento musica. ci troviamo nella sala prove, quindi insomma la musica sì. è <ride> il tema: è libertà, eh, la ecco, musica, esatto. libertà di espressione. Eh, però diciamo che tu rappresenti anche un po' eh, il frutto di questa iniziativa perché fai parte di questa band che si, chiamano, si chiama Etere ed è nata proprio qui dentro. Sì. Hanno preso proprio forma qui dentro le nostre canzoni. Quindi diciamo che questo posto è parte di noi, è diventato parte della nostra vita perché qui dentro la nostra musica ha preso forma, è nata, è stata creata. Qui dentro è un pezzo del nostro cuore. Quindi Se non ci è... fosse stato lo sparro, ci sarebbero stati Etere. Penso di no, perché saremmo stati molto più limitati, perché le sale prove che ci sono adesso hanno prezzi anche molto esosi, diciamo, e sei molto limitato. Per un musicista che produce inediti, andare in una sala prove e avere un limite di orario è, è brutto, perché sei molto limitato e non sei libero di esprimerti al 100%. Quindi è stata di grande aiuto avere un posto dove esprimerci in libertà. <ride> thank you E lo spazio autogestito perciò tanto bolle in pentola e in mezzo a tanto una chicca non da poco, quella sfornata dai giovani attivisti dello Sparro di Renda in provincia di Cosenza. Una iniziativa editoriale che restituisce il panorama dei call center del cosentino e più in generale calabresi immortalato in una rivista che intende informare su ciò che accade nell'universo dei lavoratori delle telecomunicazioni a cui è stato dato il nome di ACW, foglio di informazione e discussione dei call center dell'area urbana. Insomma cultura, arte in tutte le sue forme, immancabilmente la solidarietà e soprattutto forme di distribuzione eco solidale come gli orti che nel caso dello sparro rappresenta semplicemente una realtà icona di un progetto molto più ampio. Semplicemente qui c'era questo fazzetto di terra invaso dai rifiuti, dall'erba alta e quindi il tutto è nato proprio per ripulire questo spazio fondamentalmente, a restituirlo anche visivamente al quartiere. E quindi abbiamo deciso di sperimentare un orto invernale con le fave, i piselli, la lattuga, la scarola, c'è un po' di tutto e adesso ci stiamo proponendo di fare anche un orto primaverile, estivo, con pomodori, zucchine e tutto il resto. Però è un, un piccolo pezzo di un progetto più grande che, che riguarda poi... Eh, anche un'altra realtà che è la realtà dei, di ragazzi migranti che fino ad ora hanno subito eh, come dire, una realtà molto molto pesante a Rosarno, poi Ibra forse ci parlerà anche di questo e eh, che adesso in qualche modo vogliono riscattarsi, vogliono auto-organizzarsi e quindi eh, vogliono decidere del proprio tempo, della propria forza lavoro. E, quindi come dire, vogliono sì continuare a fare i braccianti agricoli però in piena autonomia senza essere sfruttati da nessuno fondamentalmente. Quindi Sparro in qualche modo riesce eh, ad essere un'interfaccia tra eh, il loro mondo e il quartiere. Che cosa possa venirne fuori insomma, lo si può capire bene, essendo un orto, insomma, la terra che produce grazie alla cura che l'uomo eh, gli presta. Però eh, è stato, mh, per chi come te, insomma, arriva eh, da lontano anche un modo di riscattarsi? Sì, questo diciamo che c'è un allorto che abbiamo mh, pensato di farlo, perché come ci sono due o tre anni che stiamo lottando, perché ci sono tanti sulle campagne, di, tanti lavoratori che lavorano sulle campagne, eh, i migranti non, non, non è, come si chiama, i migranti non Tanti che non lavorano lì sempre a 12 ore, e che ci sono, non ci sono i pagamenti giusti, non ci sono contratti, l'agricoltura ci sono soltanto lingaggio, non ci sono i contratti che permettono almeno quelle padroni che possono garantire un salario minimo o anche versare i contributi che ci sono super sfruttati sull'agricoltore. Sull però come ci sono tanti vari, come si chiama lavoratori che lavorano sulla campagna, tanti non hanno chiama, possibilità di lottare. Perché mh, come uno che viene qua in Italia, che non, abita, mh, non conosce bene l'Italia, non, non c'è qualcosa che ti può sostenere. Perché sono costretto a due cose diverse, perché tante persone pensano che i migranti vengano qua a fare questo lavoro per rubare i lavori sugli italiani, però invece è diverso. Perché un immigrante che viene qua non c'è nessuna famiglia che ti possa sostenere, perché come ci sono crisi che tanti che hanno famiglia che possono tornare dalla casa dei loro genitori o della loro famiglia, che migranti che non hanno ha possibilità di fare questa possibilità. Quindi che tanti vivono sulle condizioni proprio che non... Non riesco a immaginarlo perché ci sono ghetti geti, sati, ci sono le case abbandonate, ci sono le condizioni di vita che non, come si chiama, non ci, ci puoi immaginare. Tanti, poi come si chiama, invece, sul lavoro, sull'agricoltura ci sono vari aspetti. Come, come già, questo è un messaggio: che almeno bisogna alzare la testa, perché ci sono, non è che se tu, non, se tu alzi la testa, non ce l'hai possibilità di vivere. Perché, questa condizione di vita non è una vita perché 12, 12 ore al giorno eh, senza contratti e paga ottimo eh, che non sono registrati non ci sono le contributi versati quindi non puoi avere disoccupazione non puoi, ci sono tutti quei problemi dei documenti che ti guarda che in questo momento c'è in Italia questa legge legge bosifini anche questa che per restare qua in Italia devi avere il permesso per, per mantenere il tuo permesso devi avere il contratto che questa crisi i migranti che ci sono qua non ci hanno più possibilità eh, di avere avere il contratto, che quindi tanti vengono per perdere il loro permesso di soggiorno, eh, non sanno dove, dove, dove vanno, tornano sempre, pensano che l'unica cosa che ci sono in questo momento, ghetti, case abbandonate, quindi eh, questa una... Mh, per essere autonomi bisogna, come siamo, trovare un modo che gli italiani, che bisogna, tutti mh, capiscono che questa cosa non è... I migranti vogliono accettare queste cose, bisogna far capire che bisogna sostenere il lavoratore non soltanto da fare le carità o sulle cose, fare qualcosa che almeno invece di regalargli un piatto di pasta, fare in modo che questa quando ha bisogno di una piatto di pasta può andare a fare le spese per comprare questa puoi comprare prodotti che ti promettono di cucinare, di, di avere un piatto di pasta Insomma, spiegaci come ci si può riscattare attraverso l'orto urbano cioè un orto urbano in che modo può cambiare la vita a, a, ad una persona come te che arriva da tanto lontano ed è costretto a fare i conti con tante difficoltà in terra straniera Sì, perché ci, si, ci può dare... Ehm... Ti può dare eh, come siamo? Perché non è che un immigrante che viene qua che vuole soltanto lavorare e poi tornare. Perché ci sono immigranti che vengono qua che ognuna che ha scelto di, di vivere dove vuoi vivere deve avere anche possibilità di, di, di esprimere le tue opinioni. Perché tanti che vanno lì lavorano sull'agricoltura non è che eh, lavorano soltanto qua in Italia, che fanno soltanto agricoltura qua in Italia, che hanno un'esperienza un di come coltivare la terra, come, come anche come fai per coltivare la terra, le cose biologiche, quello che stanno dicendo, per vendere tutto questo, perché se tu non ce l'hai tua autonomia, non, non, non riusciamo ad avere l'autonomia di, 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 di sostenerci, di auto, avere il modo che come si chiama, questo, questo venga a fare un sostegno che tutti i migranti che lottano che non vogliono accettare più queste condizioni di sfruttamento, queste condizioni di lavoro, che riescono ad avere tua autonomia, la tua dipendenza, di, di, fare, di, di esprimere anche le loro opinioni, di dare i loro contributi. Perché questo paese non è un paese che tutti noi, che, come viviamo qua tutti insieme, dobbiamo pensare di farli crescere tutti. Come si chiama, che, Abbiamo le possibilità di... I stessi diritti, insomma. Sì, gli sì, stessi diritti, perché il diritto vale, perché se tu vedi che i diritti sono già iscritti, però non vengono rispettati, quindi bisogna rispettarlo, almeno ognuna ha la libertà eh, di esprimere di, 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 di rivendicarlo con il momento giusto, come, mh, avere, invece di pensare soltanto che, che, che loro possono essere una piccoli contadini che loro anche possono avere la loro terra, coltivarlo, avere un canale di vendita, venderlo fuori dai grande distributori, su queste cose qua, perché ci sono, come piccoli contadini sono sfruttati, i lavoratori sono sfruttati, fare in modo che questa eh, c'è un'alleanza tra eh, lavoratori e piccoli contadini che loro riescono a unirsi per lottare, per, eh, per sopravvivere tutti insieme. All'occhiello dello Sparro, la palestra che si poggia su un'attività pugilistica che porta con sé l'idea di valori ben precisi. Siamo all'interno dei locali della palestra autogestita antifascista di Sparro Occupato. Eh, faccio una, una breve cronostoria di come nasce la palestra, ovviamente. La palestra nasce da un'idea mia e di diciamo, un nostro compagno che io ho conosciuto qua dentro in occasione di un'altra iniziativa che con la palestra avevamo a che fare, che era praticamente un Cineforum. Trontandoci eh, a parlare, ci siamo ritrovati eh, come due appassionati di sport da combattimento che pratichiamo entrambi da, da un bel po' di tempo e abbiamo insieme, ovviamente condividendo l'idea col collettivo di gestione dello spazio, il quale anch'io faccio parte, abbiamo eh, diciamo. Messo in piedi l'idea di voler eh, creare, eh, come accade anche in tanti altri spazi in Italia autogestiti, eh, una, diciamo, far nascere nelle aule dismesse e abbandonate di questo spazio, una palestra autogestita eh, nella quale si praticano eh, diciamo, eh, sport da combattimento in sostanza. Ehm, diciamo, eh, l'idea eh, della palestra nasce nell'inverno scorso, però eh, la vita della palestra ha inizio. Ufficialmente il 30 settembre 2014, con il, la prima giornata di allenamento aperto a tutti, i corsi, i tuoi disciplini, sono gratuiti. Eh, noi chiediamo diciamo, un minimo di contributo mensile a chi partecipa alle lezioni eh, diciamo, di box, che è la disciplina che noi qua pratichiamo una volta a settimana. Eh, un contributo minimo, di eh, variabile ovviamente, da 15 euro, ma eh, per chi ne ha ovviamente possibilità. Eh, per, perché? Perché la palestra è una palestra autogestita intanto, noi non percepiamo alcun finanziamento pubblico per eh, vivere questo spazio, anzi siamo noi che ci mettiamo in gioco in prima persona e cerchiamo appunto di autogestirci, ehm, però senza andare a intaccare quella che dovrebbe essere ovviamente la qualità del, diciamo, della palestra stessa. Il contributo serve appunto eh, per far crescere la palestra, per dotarci di attrezzature eh, necessarie per poter far sì che la palestra migliori quotidianamente, per poter dare appunto eh, a eh, chi si allena la possibilità di allenarsi eh, senza però eh, diciamo, eh, farsi mancare nulla. Eh, tutte le attrezzature che sono in palestra sono di, eh, appunto, derivano da. Un autofinanziamento che noi abbiamo messo in piedi attraverso le iniziative che possono essere cene sociali, iniziative diciamo, di aggregazione ludica, musicale e quant'altro. In quanto pensiamo che sia non solo un diritto di tutti ma anche un mezzo sano di aggregazione di socialità. Noi qua dentro ci alleniamo, diciamo, stiamo insieme, condividiamo lo spazio e condividiamo anche soprattutto la passione. Noi non siamo retribuiti per quello che, che facciamo, veniamo qui perché crediamo. In un'idea di sport diverso da quello che molto spesso la TV, eh, i media o i circuiti ufficiali vogliono, vogliono proporci, non c'è per forza bisogno di eh, percepire denaro o di chiedere somme di denaro che non tutti possono permettersi, perché c'è chi eh, può permettersi di pagare anche 50-60 euro al mese in una palestra normale e va bene, c'è chi purtroppo questa cosa per una questione di appunto eh, estrazione sociale piuttosto che di possibilità non ce l'ha, noi crediamo appunto ripeto in uno sport accessibile a tutti e eh, vogliamo eh, contribuire realmente a questa a quest idea, ci mettiamo in gioco come prime persone, noi intanto qua dentro devo dire che eh, diciamo, i corsi vanno molto bene quando sono iniziati, abbiamo una, una, diciamo, una presenza fissa di più o meno 10 persone, ovviamente il progetto crescerà ancora, abbiamo in cantiere e la costruzione delle docce, quindi anche questo come eh, diciamo, segnale del fatto che lo sport al basso non ha niente da invidiare a chi pratica sport nelle mega palestre super accessoriate oppure eh, diciamo, continua a fare differenze tra lo sport praticato in spazi autogestiti, che tra l'altro è eh, un'esperienza che non nasce oggi in italia come all'estero le realtà autogestite che propongono sport che siano diciamo, sport da combattimento piuttosto che la danza piuttosto che il calcio popolare piuttosto che diciamo anche lo yoga un'attività comunque fisica mentale sono tantissimi noi siamo appunto un'ennesima esperienza di questo, di questo genere abbiamo dei valori qua dentro diciamo, eh, nella palestra noi oltre a praticare sport trasmettiamo dei valori che sono quelli dell'antirazzismo, eh, perché pensiamo che lo sport sia eh, diciamo, un diritto di tutti, indipendentemente dalla razza, dal colore della pelle e dall'estrazione sociale che uno ha. Ci colpiamo, ovviamente. Non sono diciamo, è, è normale sia così, però c'è un. Non è che educate alla violenza, eh? Assolutamente no. Non udichiamo alla, alla violenza, eh, educhiamo tra virgolette, così può dire a. La conoscenza dei propri limiti, la conoscenza del proprio corpo ehm, e anche all'autodifesa. Soprattutto all'autodifesa, perché eh, ovviamente non crediamo che la violenza sia eh, una ragione di vita o che applicare la violenza gratuitamente sulle eh, persone inermi, sui più deboli, come diciamo, i nostri, tra eh, la nostra controparte molto spesso eh, fa o produce, eh, sia, eh, sia giusto. Noi eh, qua eh, più che educare, ripeto, condividiamo. Vediamo una passione che nasce dentro di noi e eh, che è bello anche portare fuori all'esterno e eh, condividere con, con altre persone. Mentre noi stiamo parlando, eh, abbiamo visto delle immagini di una. Eh, um, non so come poterlo definire. Comunque, campeggia alle tue spalle una dicitura che DAX odia ancora e poi una data. Ce lo vuoi spiegare? Perché in questa palestra e perché questa frase? Allora, questo io la chiamo anche semplicemente Pezza. Perché diciamo, eh, l'ho realizzata due anni fa in occasione del decennale della morte di DAX. Un compagno di Milano accoltellato a morte da due militanti fascisti nella Notte Nera, come la chiamavano i compagni, il 16 marzo a Milano. Eh, ripeto,. Eh, noi, qua dentro, oltre a fare sport, cerchiamo di trasmettere dei valori che per noi sono fondamentali per la vita di questo spazio e per la vita di ognuno di noi. Noi siamo dichiaratamente schierati diciamo, come antifascisti e antirazzisti. Concludo dicendo che il 25 aprile, appunto, abbiamo organizzato una giornata che appunto eh, si, si svolge 70 anni la liberazione dal nazifascismo in Italia, sarà una giornata di aggregazione di sport al basso perché la mattina dalle 10 appunto noi della palestra abbiamo eh, organizzato un allenamento di box mattutino dalle 10 a mezzogiorno per tutti quanti. Quindi chiunque voleva a venire a farsi diciamo, a fare un po' di sport, eh, siamo aperti a questa diciamo, eh, a quest iniziativa. C'era un pranzo sociale il cui ricavato andrà appunto per iniziare a costruire le docce all'interno dello spazio che serviranno sia per la palestra che per altre attività. Uh, C'era un DJ Setzi, musica originale giamaicana, effettuato con i dischi da me e un altro, un altro compagno uh, di sparro. E staremo insieme tutto il giorno qua diciamo, a goderci il sole primaverile uh, a commenti in questo spazio gestito. La puntata di oggi, di 30 minuti, finisce qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima settimana. Un buon proseguimento con la nostra programmazione.